Se sei un'impresa di seconda generazione nata nel 56, quando praticamente si stava ricostruendo la città di Pescara e sei ancora sul mercato e sei ben voluta dai tuoi clienti nuovi, ma soprattutto quelli vecchi, penso che si possa già dire che c'è stato un impatto positivo della nostra attività sul territorio di Pescara. È evidente allora che la volontà di qualificare in qualche modo e certificare anche la capacità di essere ad impatto positivo e quindi essere impresa etica sul territorio, mi ha spinto a partecipare a questa attività promossa dal Comune di Pescara. È chiaro ed evidente che non è la dimensione dell'impresa, che peraltro in questo caso è modesta, ma è la qualità culturale e intellettuale di chi ci lavora dentro e per chi ci lavora dentro intendo anche e soprattutto i dipendenti e le maestranze, beh, in questo caso penso che si possa dire che è una scelta corretta quella di partecipazione ad un'attività di questo tipo.